Il Teramo ritrova lo stadio Gaetano Bonolis. Da quest'oggi infatti la truppa di Bruno Tedino smette di essere una squadra errante per tornare lì dove spera di esordire domenica pomeriggio contro la Cavese. La gara coi campani è di quelle delicate perché il Diavolo è ancora fermo a quota 0 punti, mentre i Blu Fonse già si chiedono quale sarà il futuro del tecnico moriero. I 2 punti in 3 partite evidentemente non hanno soddisfatto la dirigenza, che in caso di separazione con l'ex tornante di Roma Inter sarebbero indirizzati su Salvatore Campilongo in pole per rilevare la squadra. L'1-1 di domenica con la Vibonese, arrivato sul filo di lana, sa tanto di pericolo scampato, e alle porte c'è la corazzata di Tedino, priva di Cianci, espulso sabato sera, ma con un Minelli in più che potrebbe essere uno dei 3 insieme a Magnaghi e Martignago a giocarsi la maglia da titolare. Al di là delle questioni di formazione, i dati della gara del Partenio Lombardi hanno evidenziato un Teramo ancora in deficit nella condizione fisica, squadra troppo lunga tra i reparti, che nel primo tempo ha vinto più duelli ed è stata più precisa dell'avversario nei passaggi, recuperando più palloni, specie in zona d'attacco e con un baricentro molto alto. Elementi però che si sono persi strada facendo. Certo, l'inferiorità numerica non ha agevolato il compito della squadra biancorossa, facendo crollare il dato che riguarda le azioni offensive per minuto e riducendo la capacità di pressione sui portatori di palla biancoverdi. Gli appoggi sono stati meno precisi e di conseguenza anche gli intervalli di tempo con la sfera tra i piedi andando diminuendo strada facendo. Il miglioramento c'è stato dopo la rete del 2-0 di Caric, quando l'inserimento di Viero, Ilari e Lasic ha modificato lo schieramento del Teramo dal 4-4-1 ad un 4-3-2 che ha riportato superiorità numerica in mezzo al campo e un Martignago più a suo agio accanto a Magnaghi per una vera e propria coppia d'attacco. Questioni queste che Tedino aveva ben presente anche prima che il campionato iniziasse. Il Diavolo deve lavorare per accorciarsi, essere più compatto, perché solo a quel punto un baricentro spostato nella metà campo dei rivali produce un volume di gioco destinato a scardinare le difese che gli si pareranno davanti. Da oggi il tecnico potrà farlo senza più spostamenti, tornando nello stadio di casa. C'è la Cavese e un Moriero all'ultima spiaggia da superare ad ogni costo per fare punti in un torneo complicato nel quale le big, Bari e Catania insegnano, cadono molto più facilmente di quanto si potesse pensare.